Un viaggiatore nel tempo, così si è definito di recente Sebastiano Vassalli, l'autore di romanzi storici il cui capolavoro è La Chimera, costantemente ristampato e tradotto nel mondo. Vassalli è nato a Genova nel 1941, ma fin da bambino vive a Novara e nella pianura intorno. Dopo la laurea in lettere con una tesi su arte contemporanea e psicanalisi, discussa con Cesare Musatti, tra gli anni 60 e 70 insegna e partecipa alle vicende della neoavanguardia nell'ambito del gruppo 63, all'inizio dipingendo e poi fondando una piccola casa editrice e riviste quali Anthead e Pianura. Esordisce con testi poetici, affermandosi con alcune prose sperimentali, Narcisso e del 1968. Seguono Tempo di massacro e L'arrivo della lozione, sempre da Einaudi, presso cui pubblica anche il poemetto Il millennio che muore. Nella sua pagina travasa, attraverso un furore linguistico e una satira culturale, le inquietudini politiche e sociali di quegli anni. Rispetto a queste esperienze giovanili, Abitare il vento, del 1980, segna il primo tentativo di distacco e svolta. Infatti il protagonista, come nel successivo Mare Blu, si sente incapace di cambiare il mondo con metodi trasgressivi e rivoluzionari, tanto da chiedersi, alla fine del libro, ma contro chi? Vassalli cerca quindi nuovi personaggi, o meglio cerca una letteratura più pura. E in questo senso è per lui emblematico il poeta Dino Campana, la cui vicenda è ripercorsa nella Notte della Cometa, la prima opera della stagione narrativa matura. Questa indagine approda una dimensione esistenziale anch'essa pura, come la fanciullezza, al centro della ricerca delle origini della società odierna italiana, nel romanzo L'oro del mondo, ambientato nel dopoguerra. Intanto Vassalli non smette di indagare il mondo con eclettismo intellettuale, e si pensi ai pamphlet Sangue e suolo sulla situazione in Alto Adige e Il neo-italiano, alle origini di molta riflessione sull'identità italiana che non l'abbandona mai. L'investigazione letteraria delle radici e dei segni di un passato che illumini l'inquietudine del presente e ricostruisca il carattere nazionale degli italiani approda al 600, con la storia della giovane Antonia accusata di stregoneria. È La Chimera. Premio Strega nel 1990, è un successo editoriale, un vero long seller e oggi è spesso affiancato a scuola ai Promessi Sposi di Manzoni. Resta celebre l'incipit. Dalle finestre di questa casa si vede il nulla. Soprattutto d'inverno, le montagne scompaiono, il cielo e la pianura diventano un tutto indistinto. Il suo viaggio narrativo nel tempo lo conduce poi al 700 di Marco Mattio, uscito l'anno dopo La Chimera, quindi all'800 e agli inizi del 900 con Il Cigno nel 1993 e, dopo la parentesi quasi fantascientifica, inquietante e satirica di 3012, successivamente con Cuore di Pietra. In questo romanzo ricrea un'epopea della storia democratica dell'Unità d'Italia simbolizzata da un grande edificio di Novara, la neoclassica Casa Bossi dell'architetto Antonelli, dove lo scrittore ha effettivamente abitato per un certo periodo. Curiosa, intelligente e bizzarra come fu Antonelli, è un po' il simbolo del nostro Stato unitario. Secondo me la sua maggiore importanza è proprio quella. Originata quasi dal caso, ma l'Italia unita e Casa Bossi hanno esattamente la stessa età. Nei libri a cavallo del 2000 Vassalli si avvicina al presente riscoprendo anche il genere del racconto, soprattutto con La morte di Marx e altri racconti del 2006 e L'italiano dell'anno successivo, prima del ritorno al romanzo fondato sulla storia. Dopo il tempo della scoperta delle Americhe con Stella avvelenata, la prima guerra mondiale in Le due chiese del 2010. E gli antichi romani in terre selvagge che segnano nel 2014 il passaggio dall'editore di quasi 50 anni di libri Einaudi a Rizzoli, dove appare nello stesso anno una nuova edizione della Chimera. Sì, insomma, queste o perlomeno le deve recuperare in un altro modo, insomma, deve attingere altrove ciò che è andato disperso, ciò che ha perduto, insomma, ecco, questa è la riflessione. Chiaramente non ci sono soluzioni, io non perlomeno non ho nessuna
proposta, insomma, da fare, però insomma, ecco, questo è un tema che in qualche modo fa da cornice a tutto il mio racconto e che dovrebbe anche offrirci qualche spunto di riflessione. Il legame con la pianura in cui vive è fortissimo, tanto che ha scritto: un orizzonte molto vasto di decine e di centinaia di chilometri, con le città e i villaggi e le opere dell'uomo, i fiumi che incominciano là dove finiscono le nevi. Per questo con Interlinea pubblica Il mio Piemonte, la raccolta illustrata Terra d'acque, e tra gli altri titoli, oltre a Natale a Marradi e Robot di Natale nella collana Nativitas, anche l'autobiografia Un nulla pieno di storie, ricordi e considerazioni di un viaggiatore nel tempo, con Giovanni Tesio, in forma di intervista con documenti e immagini, oltre a Maestri e No, 12 incontri tra vita e letteratura. Sono poi molti gli studi anche all'estero sullo scrittore novarese. Si segnala il recente numero di Microprovincia, numero 49, di Sebastiano Vassalli. E va segnalata una curiosità: allo scrittore è dedicata la prima guida italiana di itinerari letterari cicloturistici, intitolata Nella pianura delle storie di Sebastiano Vassalli, in italiano e inglese. Vassalli pubblica da tempo interventi militanti su quotidiani, dopo La Repubblica e La Stampa, attualmente è opinionista del Corriere della Sera, con la rubrica Improvvisi. E non smetti di raccontare storie e di credere nella lettura. Con la lettura, ha scritto, ci si abitua a guardare il mondo con 100 occhi, anziché con 2 soli, e a sentire nella propria testa 100 pensieri diversi, anziché uno solo. Si diventa consapevoli di se stessi e degli altri. Bisogna appunto di filtrarla attraverso il silenzio, di farla passare, perché riacquisti quel frammento di verità che ha comunque in sé, insomma, ecco, questa fiducia nella letteratura che tu mi hai fatto, mi hai un po' estorto, insomma, è vera e nasce da lì. Insomma.